Bartolomeo, attraverso TPD, 1º maggio 2024, a cura di VB. Entità Bartolomeo. Accogliere ed incorporare le energie superiori presuppone un elevato livello di coscienza ed una capacità di abbandonarsi alla luce, espandendo così il cuore che si aprirà alla compassione per rafforzare l'autentica connessione con il sé superiore. Carissimi, siamo nella fase della scoperta e del riconoscimento dell'essere stesso, attraverso la stessa energia interiore che vi permette di scoprire perché non dovete essere schiavi della coscienza involuta di entità che si nascondono nell'ombra. Anche se non tutti riconoscono ancora il proprio essere, più essi accettano la scomparsa della loro identità, condizionata dalla realtà empirica, più vedranno la verità assoluta. Abbiate fiducia. Riuscirete a guarire gli aspetti feriti del vostro cuore, che vi portano a distorsioni di coscienza in questa realtà dell'illusione. È possibile, cari fratelli, entrare nel mondo spirituale attraverso vari sentieri. Ma dovete padroneggiare un nuovo modo di pensare prima di dominare un nuovo modo di essere. Finché non presterete attenzione a come pensate, non avrete il controllo delle nostre parole né delle vostre azioni. Restare ancorati al cammino della luce significa comprendere la connessione con l'energia universale infinita ed entrare nelle vostre ancestrali voci interiori. Queste sono le manifestazioni del Verbo Spirito Divino, che rende silenziosa la vostra mente, esercitando il controllo su di essa, su ciò che manifestate, lasciando emergere completamente la vostra coscienza. Essere sulla via della luce significa non dubitare che la trasformazione interiore stia fondando ogni passo per raggiungere l'autentica realtà della creazione, guidati dalla coscienza universale. Pace, fratelli cari, perseverate nell'armonia del sentire.